Stiamo aspettando un grande nome. Occhio, occhio. Grande Daniele, grande Daniele. Buon pomeriggio a voi. E lui è il vitiello interista, perché ogni squadra ha un vitiello. Lo andremo a cercare anche. Ma delle se, altre sono, squadre. Sono fratelli? Siete proprio fratelli, Dani? No. Siamo buoni amici, ma nulla di più. Ma sì, prima sì, di conoscerti, chi era, diciamo, più popolare dei due? Assolutamente lui, io sono l'ultimo arrivato. Che umiltà, lui che umiltà. È il migliore. Ok, no, chiedevo. Che umiltà. Daniele ha solo quella piccola pecca di essere amico di Guarro, però per il resto... Vabbè, non fai, non vabbè, deve fare l'abbiamo battute. Messa subito sul tavolo questa. Subito sul tavolo. Allora, c'è stato, Daniele, c'è stato il raduno oggi, ecco, primo giorno, lo faccio vedere sempre da... Guarda che bravo che hai imparato a mettere grandi video. Cliccalo, Marco. Eccoli qua. Grande. Che cosa... È stato però breve, vero Dani? Raccontaci. Beh, è stato un ritiro a ranghi ridotti, lo sarà ancora per qualche giorno perché ci sono ancora i nazionali fuori. Ci sono c'è anche Pirola, vero? C'è Pirola, dai, sì, dai. Sono i nuovi acquisti da Onana a Mkhitaryan, che è stato il primo dei nuovi a presentarsi. Il primo in generale è stato Roberto Gagliardini, poco dopo le 8, ha varcato la soglia di Appiano Gentile, sono... circa 15 calciatori a disposizione di Inzaghi in questo momento, ci sono parecchi giovani. Venerdì sarà il turno di Lukaku, di Lautaro, giocatori più attesi. Sappiamo anche che ci sono stati pochi tifosi perché l'Inter ha raccomandato tutti di evitare magari di presentarsi ad Appiano. C'è una zona dove ci sono i lavori in corso adesso al di fuori dei cancelli del centro sportivo nerazzurro, e per questo motivo l'Inter in questo momento raccomanda magari i tifosi di evitare, perché non c'è tanto spazio, insomma, per assieparsi e aspettare i calciatori all'entrata o all'uscita. Chiaro. Un giorno vi racconterò quando io e Enzo abbiamo conosciuto Pirola, tra l'altro, che Enzo l'ha scambiato per un amico di Esposito, quindi no, non l'ha riconosciuto come calciatore. Carlo, ieri abbiamo sentito le parole di Marotta, che di fatto sulla carta escluderebbero l'arrivo di Dybala. Cosa ci vuoi dire tu? Perché la Gazzetta oggi intitola... Vai. Marotta è un artista, no? Nel senso che lui ama viaggiare sugli opposti, nel senso che ieri ha detto una frase che chiude Dybala, però ha lasciato sempre lo slogan Dybala è un'opportunità, e quindi lui non esce dal campo, non si è disimpegnato, e questo rende tutto più frizzante, perché la vicenda di Dybala, amaramente per lui, non avrà tempi brevi, perché anche il Milan lo sta seguendo, ne sta valutando l'ingaggio, ma non mi sembra in questo momento così audace, così aggressivo. Sì, Dani, interrompici chiaramente se capti qualcosa. Scusa Carlo, vai. Sì, e dicevo, quindi in questo momento il Milan, per esempio, è più su Ziyech che su De Ketelaere. Come obiettivi più alla portata. Carlo, però scusami, riportano le parole di Marotta, sì. Lui dice Dybala era un obiettivo, ovviamente è aperta la domanda, era un'opportunità. Non lo è più? Però, ma io invece, se ho capito bene, è un'opportunità, cioè lui non... al di là delle frasi, adesso poi possiamo andare a dibattere quanto volete. Allora lui, Carlo, a essere precisi, magari vuole intervenire Dani, che era lì, ha detto poi si è corretto, era, giusto Daniele? Sei muto? Sì, vai. Assolutamente sì, eccomi. No, quello che è cambiato nei pensieri dell'Inter e di Marotta in particolare è stata la possibilità che a un certo punto si è verificata di andare a prendere Romelu Lukaku. Quello ha scardinato un pochino gli equilibri, ha cambiato la strategia dell'Inter, perché fino a un certo punto l'Inter stessa, per ammissione dei dirigenti con i quali poi ieri abbiamo avuto modo di scambiare qualche chiacchiera al termine della conferenza, non era così fiduciosa. Anzi, quando Lukaku si è palesato e ha detto voglio tornare, c'è la possibilità, farò di tutto per tornare, loro quasi hanno detto Romelu, questa è una cosa che è impossibile da verificarsi. Non pensavano ci potesse essere la possibilità di riprenderlo col decreto crescita, e quindi ci sarebbe stato anche lo scoglio dell'ingaggio. A quel punto, quando poi invece si sono resi conto che c'erano i margini per riportarlo a Milano, quella è stata l'operazione che ha catturato tutte le attenzioni, proprio per rientrare nel bilancio dello scorso anno e per permettere a Lukaku di usufruire del decreto crescita. Dani, tu hai capito che ci andrà o non ci andrà, secondo te?
Allora, innanzitutto devo aggiungere un elemento di cronaca. In questo momento, pochi minuti fa, fino a pochi minuti fa, uno degli intermediari della trattativa, cioè Giacomo Petralito, quello che rappresenta l'Inter, sì, nella trattativa con Dybala, è stato visto a Milano, non tanto distante dalla zona della sede dell'Inter, a pranzo con altri procuratori. Staremo a vedere se questo poi riguarderà nei fatti anche la trattativa, ma ci limitiamo comunque a riportare quella che è una notizia. Risentiamoci un secondo, quindi... per chi se l'è persa i 30 secondi di Marotta, per favore, Manfred, così capiamo se è o era. I giocatori svincolati, e devo dire dal punto di vista calcistico, per la mia esperienza, è la prima volta che tanti giocatori svincolati anche di livello sono ancora oggi fermi. Dybala rappresentava un'opportunità, ma non possiamo dimenticarci che oggi noi siamo assolutamente a posto nel settore offensivo, abbiamo un insieme di giocatori veramente di grande spessore, starà poi giustamente l'allenatore gestire nei migliori modi, però rimane rispetto verso un giocatore che chiaramente mi lega un particolare affetto. Ok, Rachele, tu... No, scusa un attimo, perché c'è un uomo... Scusate, mi avete interrotto. Ah, le chiedo scusa, Carlo. Italiano. Rappresentava, era esattamente quello che stavo cercando di dirvi. Poi siamo stati sommersi dalle cronache degli uditori. Io vi posso dire che Beppe Marotta, da 3 mesi a questa parte, ha tenuto i contatti con i rappresentanti di Dybala e continua a tenerli. Non ha arretrato di un millimetro. Quindi... questo fa parte della strategia di Marotta, quella di stare sul fronte, in trincea. In questo momento l'Inter è ferma perché non ci sono uscite, e in questa fase quindi l'Inter non può formalizzare un'offerta. La realtà è che però Dybala al momento non ha altre proposte, quindi il Milan c'è, è dietro l'angolo, ma ancora non si è fatto vivo, quindi... il politico Marotta gioca con le parole, ci tiene in ansia, ci offre l'opportunità anche di fare l'esegesi dei suoi vocaboli, ma la realtà è che lui sta giocando e noi giochiamo con lui. Chiaro, chiaro, abbiamo due visioni diverse. Vai, Marotta dà ragione a Cordella, che mangia la marmellata. Saluto tutti, intanto saluto anche l'Audisa, che per la prima volta vedo in diretta. Ciao a tutti, ciao Gabri. Ciao Fabio. Scusami Fabio, prima di vorrei... vai subito da te. No, vai Manfred, vai. Volevo sentire le parole di come l'aveva vista Rachele, che tra un po' ci deve lasciare sull'intervista. Vabbè, non è che ci deve lasciare, avrà un impegno, no? Certo. Ah no, perché sai, pensavo che... Sì, no, e sono abbastanza d'accordo con Carlo, nel senso che l'Inter si è piazzata su Dybala all'inizio del calciomercato perché non c'era ancora in corso la trattativa per portare Lukaku. Quando Lukaku è diventato la priorità, Dybala è stato messo da parte. In questo momento l'Inter si trova con 6 attaccanti, quindi fondamentalmente, come ha detto Marotta, per Dybala non c'è posto. Quindi l'Inter ha bisogno di far uscire qualcuno per poter riavviare magari la trattativa con Dybala, cercare di portare Dybala in nerazzurro. Quindi credo che al momento la priorità non sia proprio portare l'attaccante argentino all'Inter, ma sia prima effettivamente liberare un po' di posto e sfoltire un po' la squadra da quei giocatori che non sono fondamentali. Chiaro. Allora. Io queste cose... non c'entri tu, Rachele, io queste cose le ho fatte vedere in un messaggio fonte Inter il 21 di giugno. Ho detto: Dybala non ha offerte, te lo dico Fabio al 100%. Ovvio che oggi l'operazione Rom che andremo a fare ha avuto la precedenza, Lukaku, perché era quella più difficile. E infatti è quella dove io non mi sono mai esposto, mentre su Dybala e Bremer mi sento e mi sentivo una botte di ferro. Adesso di colpo Bremer sta arrivando, e ieri chi ha creduto al maestro di depistaggio Marotta è cascato nel solito giochino, perché non c'è nessun problema neanche con Antun, non c'è nessuna frizione. C'è stato un problema, si può dire ormai, con quello che avete citato prima, credo che ci fosse l'inviato, perché c'era una questione di commissione, c'è stato un po' di frizione, ma Dybala sa già dove giocherà e mi fa piacere, perché so che avete avuto Cordella, a cui mando i miei saluti, e se avessi dei sigari
sai quelli finti che ti vendono l'Avana Vieca, ti vendono quelli di banano, gli manderai i sigari, quelli finti, perché quelli merita di fumare. Bergomi, mi sembra che abbia detto che non sa cosa sia la composta, eh. Più o meno erano queste le parole. Qui siamo a livelli, no, però ha detto anche che Dybala era pieno di offerte. Dopo io chiedo, raga, con voi a dire quello che diceva l'Audisa: Dybala non ha offerte. I miei messaggi arrivano dalla dirigenza di un mese fa, lui non ha offerte, ok? Questo tra l'altro spiace per il calciatore e sarebbe anche da approfondire come tema, ma al netto delle cose, Fabio, ieri Dybala... Cordella ha detto che Dybala potrebbe tornare a casa. Sì, lui ha l'idea, tra l'altro errata, perché il ragazzo ha mangiato a casa di uno dei miei migliori amici a Miami, ha l'idea che lui non voglia andare all'Inter perché è vero, perché è Juventino, è questa l'idea che... mentre lo diceva era a casa di un mio amico a fare dei salti in piscina e video mentre palleggia. Quindi sul discorso di Petralito, chi doveva... dove lo mette la Juve? Sul discorso... La Juve dove lo mette Dybala? Non so, Carlo, parlava come... ieri, noi non lo sappiamo, diceva addirittura che Dybala potrebbe tornare a casa, noi abbiamo detto ma Palermo? No. Sì. Dybala ha solo una casa. No, adesso con Di Maria mi sembra anche a me è impossibile. A Laguna Larga allora, torna a casa, sarebbe in Argentina. Dybala sarebbe entrato se non fosse arrivata all'operazione di Lukaku. Ovviamente l'operazione di Dybala si farà, ma non perché il direttore Marotta ha detto sarebbe bello se giocasse da noi, anche perché ieri, ma ti pare che uno va a bruciare un calciatore dicendo non ci interessa in diretta? Cioè ieri è stata veramente una recitare, vuol dire citare delle cose, a parte che si è anche ingarbugliato, perché evidentemente è un calciatore a cui tiene, è anche emozionato, e quindi si è anche questa un po' impappocchiato. Questa me l'ha data anche a me questa idea. Si è impappocchiato, quindi l'ha preparata un po' così. In più, scusa non richiesta, accusa manifesta, perché nessuno gli ha detto niente, lui ha voluto parare il colpo a Inzaghi, voglio dire, bastava gostare la cosa, no? Andare in conferenza, la domanda su Dybala, gli diceva, guarda, di mercato parla direttore, e invece lui ha voluto dire per non dire, ma per poi alla fine dire, non c'è nessun problema, tanto che diceva anche prima, credo Vitello, che in zona c'è Petralito, e l'operazione si farà anche perché l'Inter davanti ha uno che esce, anzi due che... uno che ha 37 anni, Sanchez di Pinamonti, uno che ha 37 anni, Correa che è inaffidabile, Lautaro che... grazie Luciana. Senza il Covid grazie, era al Barcellona, e uno in prestito. Quindi Dybala diventa patrimonio dell'Inter. Amico di Marotta, secondo voi se lo fa scappare? No. Poi io non dico anche altre cose che so, però io non mi sono persino il Zuccio in parte. Surfa, tu come l'hai vista? Una cosa simile a quella che lui fece su Higuaín, raga, su Eriksen, che dice non ci interessa e poi se li andò a prendere, minchia. Oppure parole vere? Io parole. Credo che in questo momento, a parte mi fa strano che Dybala sia senza squadra e senza offerte a 6 di luglio, però vabbè, a parte questo, che la Juve se l'è fatto scappare così pure mi sembra strano. La cosa che penso, come dice Fabio, che motivo avrebbe Marotta di dire... sì, lo voglio a tutti i costi, così crea ancora più hype intorno al giocatore, facendo una cosa del genere, sapendo di averlo in pugno, fa fare le uscite che deve fare e poi presumo lo prenda. Quindi anche tu ci credi un po'. Però non trascurate il problema delle uscite, non lo trascurate. Carlo, non mi sembra semplicissimo. Grazie Mario, per il terzo. Andato via per protesta. Non mi sembra semplicissimo neanche a me fare due uscite, poi vi dico la verità. Sì, ma non si sono svegliati secondo me oggi, Manfred. Però ecco, la narrazione... Fabio, su Bremer sappiamo poi qualcosa, perché dopo dobbiamo andare anche sulla Juve. Sì, Pancio, su Bremer ormai ci siamo, è arrivato anche il suo manager all'aeroporto, ma su Bremer non c'erano problemi, cioè lo sanno al Milan, lo sa Massara, lo sa il direttore di Tutto Sport, Bremer è un calciatore dell'Inter. Quello che invece non sapevamo era il discorso vero. Io sono venuto qua e ho detto, qualcuno mi dà le prove delle offerte di Dybala e nessuno me le ha date. Poi ho chiesto, qualcuno mi dà, mi trova uno scritto in cui ci sia scritto che l'Inter ha detto che deve fare più 60, perché l'anno scorso ha detto palesemente e ha parlato anche di quanti milioni e di come c'erano altri problemi. Quest'anno l'Inter non ha mai detto nulla, infatti ieri Biasin ha fatto un tweet che è una bomba,
cioè ragazzi, ha detto che l'Inter deve fare 60 milioni, non con i giocatori, non solo con quelli, entro l'anno prossimo nel 2023. Quindi tutta la narrazione delle calcolatrici del cazzo che vengono sempre a raccontare, a fare i conti, è stato travolto tutto da un tweet di Biasin che dice possiamo farlo entro un anno, il che vuol dire che l'Inter potrebbe non cedere niente e l'anno prossimo, non so, vinciamo il campionato, qualche giocatore vale più di Skriniar e magari cedi un Dumfries a 70 invece che uno Skriniar a 90, per dire. Quindi anche lì, fiumi di parole e di chiacchiere. Fiumi di parole. Però no, no, perché vedi, poi alla fine io però ho detto, ma io non l'ho letto, siccome quando fai i processi, anche piccoli, anche una separazione, devi portare al giudice, devi prendere le prove, non puoi chiacchierare. Se tu gli dici devo fare 60, sì, vabbè, me lo dimostra. E nessuno l'ha dimostrato, però c'erano quelli che vivevano di video, di filmati, giornali, anche l'Audisa che è andato, si è offeso, anche il suo giornale che ha scritto. No, non si è offeso, si era caduta la linea. No, lo so, lo so. Non, però nessuno l'ha mai scritto, cioè le cose vanno provate. Tutto qua. E quindi la narrazione dell'Inter è ribaltata, perché capisci che 60 milioni entro il 30 giugno 2023 è un'altra cosa. Ma quindi no, adesso Biasin lo stimi anche per l'economia? Biasin lo stimo solo per il calcio, quando non parlo di Conte, perché anche l'altro giorno ho avuto una scivolata su Vidal che non mi è piaciuta, però per il resto io lo seguo, mi è simpatico e su queste cose è affidabilissimo, ragazzi. Fabrizio è uno che ieri, no, credo finita, che non gli vada. Però finita la conferenza, perché lui era lì con Libero, finita la conferenza, lui ha sganciato delle due bombe. La prima è che l'Inter deve fare 60 milioni con anche gli sponsor, eccetera, entro 2023. Poi magari Daniele sa le cose, no. Poi l'altra bomba Biasin è scritto così. O esce Skriniar o esce De Vrij. Vuol dire che siccome esce Skriniar, quanto si è capito, rimarrà De Vrij. Questa è un'altra notiziona. Vitiello, c'è qualcuno? Vitiello, c'è qualcuno che vedo che annuiva verso qualcuno? No, no, ma mi sento di confermare però tutto questo, perché anche i lettori di FC Inter 1908 ad onor del vero lo sanno, è tutto vero quello che ha scritto Fabrizio, anche perché c'è, come vi dicevo prima, c'è stato modo insomma di confrontarci un attimino approfittando dell'aperitivo che ci hanno offerto dopo la conferenza. Ma basta leccare il culo questo, vabbè. Ed è stato appunto ribadito questo concetto qui, il più 60 non di plusvalenza ma di attivo tra entrate e uscite dovrà essere effettuato entro la fine del bilancio, la chiusura del bilancio è prevista a giugno del prossimo anno, quindi ci sono altre due sessioni per poter completare. Sì, sì, io mi sento di dire in tempi passati ha fatto quando c'era da sistemare le plusvalenze per rientrare nei parametri del fair play finanziario, quindi non sarebbe una cosa del tutto nuova. Questo perché gli è stato chiesto, ma a un certo punto se il Paris Saint-Germain non dovesse alzare ulteriormente l'offerta per Skriniar sareste costretti ad accettare i 50 milioni che ci sono adesso sul tavolo? La risposta è stata assolutamente no. Esatto, Skriniar andrà via soltanto Skriniar, quando avremo i soldi che ci chiediamo. Esatto, chiaro, Skriniar va via. Chiaro. Grazie Leo. Skriniar va via perché 80 milioni per un difensore, sapendo che io ripeto sempre la cosa alla nausea, l'Inter è convinto, non l'Inter, la dirigenza è l'Inter, io conosco un po' di gente, è convinta di aver comprato un calciatore fuori dal normale, che si chiama Bremer, ok? Quindi non solo poche squadre al mondo rifiuterebbero 80 milioni per un difensore, perché alla fine la cifra è più verso 80 che verso 70. Fabio, no, ma questo qua è chiaro, scusate un attimo, volevo fare, perché dobbiamo dopo andare in chiusa, volevo commentare con voi, partendo da Surfa e Rachele, che dopo deve andare, le parole di Inzaghi invece, spostiamoci un attimo dalla fase di mercato, sì, che ha detto sì, su Handanovic, che Handanovic sarà lui, partirà lui titolare. Volevo sapere che cosa ne pensavate voi. Visto, ieri sera noi ci siamo guardati quando è uscito l'intervista, 3 minuti e mezzo, ve lo guardatevelo su YouTube, scrivete parate laser di Handanovic, raga, fa piegare dal ridere. Cioè, come si può pensare? Sì, sì. Cioè, ecco, Fabio, Rachele, se c'è un ruolo da cambiare nell'Inter, era il portiere. L'ha pubblicato Surfa, le parole di Inzaghi, ve le faccio vedere, vai Rachele. Beh, in realtà, nel senso, sono d'accordo e non sono d'accordo. Sì, è vero che Handanovic ultimamente ha calato molto, che le sue parate laser hanno fatto arrabbiare tantissimi tifosi.
Però è anche vero che magari questo Onana ha bisogno di ambientarsi e quindi non partirà subito titolare. All'inizio ci sarà Handanovic titolare, magari ci sarà, si alternerà un po' con Onana e poi si deciderà più avanti nel campionato se Onana sarà il portiere titolare dell'Inter oppure sarà, continuerà a essere Handanovic. Scusate se rido, ma sto guardando il no, video. Ma io ieri sera a Rachele dicevo, ma come fanno? Che poi Fabio te le dimentichi anche, surfa, cioè da quante ne ha fatte? Ma no, secondo me dopo la roba di uscire veramente fuori di testa. Però è giusto che magari all'inizio ma poi si incazza per ambientarsi, anche per non bruciarlo subito, comunque questo portiere, questo ragazzo che ha bisogno di conoscere un po' meglio la squadra e il campionato. Sì, però credo che Handanovic potrebbe presto lasciare il posto da titolare. Fabio, mi dici cosa ne pensi mentre rivedi queste immagini, che tutte le volte non funziona quel laser, lui ci prova, vedi che poi si incazza con se stesso, no? Cioè, porca miseria, non ci è arrivato. Non ci è arrivato, guarda, che è incredibile, oh. È esercitato tanto. A onor del vero bisogna dire che a parte quest'anno, gli altri anni ha fatto anche dei miracoli. Beh, ho capito, gioca è il portiere titolare dell'Inter, cioè non è che può far cagare sempre, eh. No, io penso che l'ultima stagione è stata quella proprio negativa, le altre ha fatto qualche papera, sì, però ha fatto anche molti interventi. No, il problema secondo me è quello che abbiamo visto, un pochino al derby. Fabio, guarda come fa con le mani, che dice non funziona proprio, guarda come fa con le mani, che fa... Porca troia, anche stavolta non è andata. Non ce l'ho fatta. Gli errori li fanno veramente tutti. Il problema è che il gol che prende, questo è difficile, questo non è difficile da parare, questa è una spizzata velocissima, la palla va rapidissima, questa potevano anche toglierla perché è troppo, no, ci sono delle cose, ci sono il piazzamento sui gol del Liverpool, quello è allucinante, perché lui sul gol del Liverpool è sull'altro palo, cioè, quelle sono le cose che mi fanno preoccupare. Gli errori li fanno tutti, qui con l'Atalanta per esempio fa un errore ma poi fa 10 parate importanti. Il problema è che qui veramente quando la qui è sembrato Fubbe al proclamo. Il problema è proprio un discorso del è l'età raga, a un certo punto non ti butti più perché perdi la spinta. Però sapete comunque qual è il problema? Secondo me il cortocircuito nella strategia è avergli rinnovato il contratto di un altro anno. Perché nel momento in cui ti presenti ai nastri di partenza del prossimo campionato con un portiere che è il tuo capitano, al quale hai rinnovato il contratto per un anno ancora, e un altro portiere che invece ha saltato un anno e mezzo per squalifica, non gioca da tempo e quindi deve ambientarsi in un contesto del tutto nuovo, è inevitabile che le gerarchie siano queste a inizio anno. Non ci aspettavamo nulla di diverso nelle parole di Inzaghi. Che poi Onana possa stravolgerle magari anche a stagione in corso, questo è tutto da vedere e molti se lo augurano. Però... ma credo fosse inevitabile, secondo Dani... me, credo fosse inevitabile. Vai, surfa, ti chiedo se tu alla seconda partita, alla terza, anzi al derby, che è la quarta, quinta, mi ricordo, Handanovic fa una papera. Manchester United da Sky Sport, grazie chat, dicono che sta parlando con i rappresentanti di Paolo Dybala in un possibile Sky, trasferimento. Sky, vero, l'aveva vero, rifiutata vero. Nell'estate 2019, se non sbaglio, Dybala, sì, il famoso scambio con Lukaku. Però ti dico, surfa, no, non si è mai capito se ha rifiutato lui, cioè, se tu al derby fa una papera per Handanovic e l'Inter perde, tu da tifoso che dici? Adesso devi mettere Onana o continuiamo? Perché questa è l'idea. Ma guarda, intanto credo che negli anni passati il valore di Handanovic è venuto ad essere esaltato dai secondi portieri che avevamo, perché uno scudetto, quello che poi vinse la Juve, entrò in un certo numero di partite Padelli e fece un po' un disastro, quindi tutti volevano di nuovo Handanovic. Ora lo stesso questa per Radu. Radu, quindi per quanto io la penso come voi, che il primo ruolo da sistemare era il portiere, perché proprio parlando con dei portieri mi dicevano che avanzando con l'età il portiere ha delle micro fratture per il corpo, quindi ci pensa più volte a tuffarsi e quel minuto di secondo poi ti fa entrare la palla. Allora, queste sono... Davide, questo a conferma delle parole che tu dicevi prima, Pietralito è tornata a Milano e lo vediamo qui. Vabbè, a... ma che esclusive abbiamo, ragazzi, che esclusive abbiamo. Eh no, ce l'hanno mandata al bot, in realtà è di Pedulla, ovviamente, che citiamo. Punto esclamativo Telegram, ragazzi, per, diciamo, darci le news del momento. Faccio entrare anche il nostro esperto di mercato, che adesso dobbiamo andare anche sull'altro mercato. Buongiorno a Sebastiano Esposito. Ciao Seba. Come Esposito? Salve.
Ma oggi... lei è in un limbo. No, oggi sono proprio strano, però non sto bene, tra l'altro. Ma l'Audisa al volo prima di stato, Pancio, prima di cambiare al volo surfa, tu Esposito. Che sei l'esperto, c'è lo spoiler su FCinter1908.it della nuova maglia, ve lo faccio vedere e dimmi che ne pensi, perché sta partendo la pubblicità, l'avevo caricato, ma riparte ancora la pubblicità. Cos'è? Un magnum nuovo? Carica ancora. Ah, Extreme, l'ha detto un mio amico, che buono. Questa qua è la versione replica, non è la versione da gara, quindi la trama della metti la grande Manfredi, porca troia, che almeno la vediamo, no? Boh. Fa molto Atalanta, no, surfa? Sì, il collo così fa molto Atalanta. Manca la coccarda. La coccarda dovrebbe essere sopra la Nike. Io dico una cosa, poi vi lascio perché devo andare. Secondo me è imbarazzante, fa comunque come maglia, non è bella. A me il nero azzurro così ricorda Bersellini, la mia prima Inter, Altobelli, Beccalossi, Oriali, quindi mi piace, mi ricorda gli anni 70, lo striscione dei boys con la spada, ma tutto bianco, dei ricordi meravigliosi, la prima in mundialito che i juventini non conoscono, ma devo dire che c'è nel logo un errore, anche Gabri, che è un caro amico che si occupa di queste cose, un artista, magari anche voi. Allora, se tu prendi il libro dell'Inter, nella pagina, quello gigante, ma in tutti i libri, ma anche se cerchi, come l'Inter è stata andata al ristorante Orologio, che dove c'è Intimissimi in Piazza Duomo adesso, e già è un errore strategico, perché lo shop devi farlo lì, l'Inter è nata lì, vai da Intimissimi, gli dai 100.000 euro, dici via, è fuori dai coglioni che qua siamo un negozio lì. E non Mario, lo shop non è di proprietà dell'Inter in tutto questo, come quelli del Milan e quelli della Juventus, come? Sono stati dati in gestione, non sono nemmeno di proprietà dell'Inter. Sì, poi io ho detto lo shop, in realtà io li metterei una sorta di pseudosede, no? Perché presente lì dove c'è Intimi, dietro il Duomo, no? Dietro gli ascensori. Sì, è nata lì. Grazie Dario, grazie Bime. Questa cosa ne avevo parlato anche col presidente Moratti e anche con la Letizia, perché dicevo che abbiamo la possibilità di mettere qualcosa di simbolico dove l'Inter è nata. Eppure c'è Intimi, ci sono le mutande, vabbè. Si vede che siamo con i mutanti. Sei un po' nostalgico. Però volevo dire una cosa del logo. Una cosa fondamentale. Il logo è un insieme di icone, di dettagli, anche di colori. L'Inter, come spiegazione logica, nel senso di logo, quindi logica, dentro ha l'oro. Perché la notte è il cielo blu, il buio della notte, il nero e le stelle. Quindi lì manca per la prima volta il... Non c'era il serpentino, mi pare che c'era la stellina d'oro. Qui manca l'oro. Abbiamo capito perché il logo deve essere... Forse perché il logo non poteva poi essere magari... Però c'è un errore, il logo è sbagliato, ci vuole l'oro.